Posso rubare un minuto a Come fare no? un brevissimo ragionamento e alcune Sullo scavalcamento a considerazioni? destra? La prima considerazione che faccio, e questo diciamo, attiene anche molto al racconto che voi giornalisti fate, cioè restituire la fotografia reale di quello che accade al Senato, perché io in queste settimane ho sentito raccontare la dinamica del Senato come una dinamica nella quale ci sarebbe questo manipolo di senatori che si richiama, diciamo, genericamente alla sinistra, alla minoranza interna, che è concentrato tutto il giorno e tutti i giorni non su un dibattito di merito, ma sul tema di come fare lo sgambetto a Renzi. Ora, io penso che questa rappresentazione non sia soltanto, diciamo, falsa e in qualche modo No, caricaturale, ma è ma è una strumentale. rappresentazione che è persino offensiva nei confronti di alcune delle biografie che voi conoscete bene, di alcuni di quei senatori che sono biografie politiche, sono biografie personali, professionali, cioè stiamo parlando di persone che con la loro testa autonomamente hanno posto e continuano a porre delle questioni di merito su cui si può fare una valutazione positiva o negativa. Alcuni dicono addirittura che siano in contraddizione con alcune delle cose che anche noi abbiamo detto nel passaggio alla Camera, ma questa è un'altra questione. Si sta parlando di questioni di merito e a me piacerebbe stare sul merito. La seconda questione che voglio toccare è proprio sul merito, perché il cuore della questione, secondo me, non è tanto e solo il tema dell'elettività, su cui, diciamo, se volete ne discutiamo, del Senato, ma è la questione della funzione del Senato, cioè di come noi ricostruiamo l'impianto di questa Non riforma ci apre un altro fronte. alla luce del fatto che stiamo immaginando questa Quindi che riforma funzioni con un volete altro ridare al innesto, cioè con Senato? l'innesto dell'Italicum. Esatto, va E bene. quindi se stiamo parlando, come si diceva prima, del Senato delle Sì. autonomie e del Senato delle garanzie, allora intanto dobbiamo capire, alla luce della riforma di queste autonomie, perché cambiano anche le funzioni delle regioni, che cosa diventa il Senato e che cosa diventano le garanzie del Senato in un sistema che diventa oggettivamente ipermaggioritario, cioè un sistema che rischia di essere nelle mani di una maggioranza politica, Però. qualsiasi Quindi voi essa sia, di volete destra o di ampliare quindi sinistra. a questo punto la Ampliare funzione le di funzioni di garanzia? garanzia, che vuol dire ad esempio avere anche voce in capitolo su, faccio un esempio, sulla nomina dei giudici della Corte Costituzionale, Costituzionale. perché è chiaro che una maggioranza politica non può eleggere un Presidente della Repubblica, controllare direttamente e Quindi indirettamente i anche quei famosi presidi che contrappesi. dovrebbero essere i famosi contrappesi. Terza questione, chiudo. C'è una grande assente in questo passaggio, che è la politica. Dico una banalità, perché io sento parlare, e voi lo raccontate ogni giorno, di accordi, di pallottolieri, di succa al Senato. Questo ci A me arriviamo. piacerebbe che noi non fossimo appesi alle decisioni di Grasso, rispetto alla Beh, infatti Grasso ha ammissibilità degli detto vogliamo, emendamenti, prima voglio un ma accordo politico, poi tutti lo che tirano. prima di quella decisione ci fosse un accordo politico. Io dico, da esponente del Partito Democratico, un accordo politico innanzitutto dentro il mio partito, che è l'architrave di questa coalizione. I segnali di queste ore sono segnali positivi. Positivi? Tonini qualche giorno fa, il senatore Allora, Tonini, ha ecco, detto era ci qui sono ieri, molte più cose che certo. ci uniscono di quelle che ci dividono. E Allora, l'intervento mettiamo chirurgico, nero però su l'intervento bianco le chirurgico cose che ci riguarda dividono, l'articolo che ci 2, quindi uniscono, ci e sono facciamo altri un articoli che intervento vengono chirurgico. riaperti. Appunto, Ma appunto. no, Volevo solo dire una cosa.